magari un giorno sarà anche Isaviano, però non è mai anche loro. Tu arrivi certo a dire che Napoli oggi dal punto di vista è una merda, cioè Napoli è una, cioè un, cioè nel senso che è, innanzitutto hai detto che non è Italia, quella roba lì non è Italia. Beh no, è Beirut. È Beirut, cioè, più vicino a Beirut. Ma non esageriamo. Beirut, non di adesso. Beirut, va bene, non esageriamo, hai ragione. Ma non per è Beirut, carità, è quando Napoli c'è stata l'ultima volta? È io Napoli, ci sono qualche settimana Napoli fa. È una città meravigliosa, no, dove peraltro si può dove girare. Vai, tra... Dipende dove vai. No, guarda che sono stato anche a Scampia, nessuno mi ha ammazzato. Ma anche io vado, ho sempre facevo il bar. E allora il mio parere, il tuo, non contano un cazzo. Perché non possiamo, no, ma perché dai un'immagine della città come se davvero fosse una cosa dove non si può girare da soli tranquillamente. Ma noi stiamo parlando di una bambina di 4 anni, non stiamo parlando, non c'è dubbio, su questo. E infatti pizza è una guerra tra clan, è evidente. Ma ho capito, che c'entra la napoletanità di questa roba? Beh, insomma, che non c'entra? È che sono, non è perché che... i clan non sono nati da un'altra parte, perché esiste una napoletanità, secondo me, che senza essere con responsabilità penale fa parte dell'humus in cui viene su la camorra meglio che altrove. Cioè, ciao, culturalmente Filippo, sono così, culturalmente hanno nel DNA una predisposizione, ma ad essere DNA camorristi. Ma che DNA? Non so, ma nel che DNA dove? Nell'humus della città dove? In che cosa vuol dire? Storicamente vuole dire lui. Ma storicamente, ma cosa vuol dire? Culturalmente. Cultura. Sì, certo. Culturalmente, certo. Quindi sono portati alla delinquenza. No, non alla delinquenza. Cioè, non sto parlando di quello. No, perché anche sarebbe come dire che i milanesi sono portati ad essere tangentari, perché storicamente le tangenti sono così nate a Milano. Ma non, no, è vero, non è così. Io direi nate che non è vero, no? Bravi, no, esatto. No, direi esatto proprio che è falso, perché a Milano, esatto, se sai che ci sono le tangenti, è perché ci sono i magistrati che le scoprono. Mentre altrove ci sono le tangenti e non ci sono neanche i magistrati che le scoprono. Quindi questo è il ragionamento contrario. Ma al sud non è esattamente vero, è pieno di magistrati che scoprono. Presto, ciao.